è stand by, cioè se viene dello spiego, quindi per questa lezione. Grazie. Thank you.
e immemorabile bevono il nettare che dà l'immortalità, ovvero l'ambrosia, cibo e bevanda che tiene lontano la morte. Infatti, gli dei sono immortali. Quel trono è per Zeus, per i latini Giove. Zeus è il garante del potere e della gerarchia sociale, sia sull'Olimpo che in terra tra gli uomini. Infatti, non disdegna di andare spesso sulla terra e confondersi tra gli umani per risolvere qualche problema. Siamo sinceri, il più delle volte riesce soltanto a fare una grande confusione. Silenzio, silenzio, ecco, sta tornando da una sua gita sulla terra tra gli uomini. Che faticaccia far capire agli uomini che sono un Dio e quindi posso fare ciò che voglio. E quello che faccio, lo faccio per il loro bene. Da quando non credono più agli dèi, gli uomini mi hanno toccato da sormare prima in un manager. E poi un politico. Ho tentato anche di governare e ci stavo riuscendo. Poi pensate, sono dovuto tornare qui sull'Olimpo perché alcuni uomini hanno osato denunciarmi e processarmi. Una grande mancanza di rispetto per un Dio. Che brutto aspetto che ho. Dovrei farmi fare qualche lezione in botulino per distendermi la pelle. Chiamerò Peone. Peone! Anch'esso di origine divina, è figlia di Selene e di Endimione, che è figlio di Zeus e della ninfa Calice. No, ah, forse era figlio di Era, era figlio di Era. No, no, era figlio di Artemide, che andava a trovarlo tutte le notti da quando Giove lo aveva fatto addormentare per 50 anni per aver insediato sua moglie. E mentre dormiva, chiaro, eh? Chi mi ha chiamato? Io, naturalmente. Mi chiedevo se non fosse possibile, magari tirando un po' qui, fare che io vorrei essere come lui, anche qui sull'Olimpo, e non solo sulla terra quando lo rappresento. O è lui a rappresentare me, ma non importa. Ti puoi dare da fare? Ma mio signore, io non posso. Perché? Peone è qui e chi sta male? Zeus sta male? No, non sta male nessuno. Soltanto che sono deficiente, si può far fare gli impacchi di Bodolino. Iniezioni. Qualche tiratina di qua, qualche tiratina di là. Ah, quelle ci posso pensare pure io. Sono un'esperta. Pelandroni! Sono tutti pelandroni. Non hanno voglia di fare niente. Non hanno ambizioni. Non vogliono migliorare. Sono al lavoro sembra che la loro testa stia chissà dove. Non fanno mica attenzione a quello che stanno facendo. Chissà cosa pensano. Ma sì, io lo so, pensano alle ferie, al sabato, alla domenica, ai figli, alla moglie e forse anche al divertimento. Ben
pensate, uno ha anche avuto il coraggio di chiedermi un permesso per andare a vedere la recita del figlio, e naturalmente non gli ho concesso. Però al fine me, se non lo stipendio lo voglio, e come se lo vogliono, io qua a sputare l'anima per migliorare il lavoro, per far guadagnare di più questa azienda, per farla prosperare, per far guadagnare di più gli azionisti che ci hanno dato fiducia ed hanno investito i loro soldi. Lavoro fino ad ora tarda la sera e qualche volta anche il sabato e la domenica per migliorare il fatturato. Questi operai impiegati, sta gentucola ingrata, invece alle 5 lasciano cadere penne, attrezzi da lavoro e scappano a casa. Ho chiesto se potevano fermarsi a lavorare per qualche altra oretta. Sapete cosa hanno avuto il coraggio di dirmi? Ebbene, mi hanno chiesto i soldi dello straordinario. Qui ci vorrebbe la giustizia divina, qualcuno che sappia punirli nel giusto modo, magari Zeus con i suoi fulmini. Dipendesse da me, rimanderei tutti a casa. Hai chiesto al direttore il permesso per andare a vedere la recita di Flavio? Sì, ma... Ma? Ho chiesto di potergli parlare. Mi ha ricevuto nel suo ufficio. Ma quando sono entrato, senza alzare gli occhi dal documento che stava leggendo, mi ha chiesto cosa volevo. Io ho chiesto se poteva concedermi un permesso per venerdì, magari utilizzando le ore di recupero che avevo accumulato. Lui non ha alzato neanche la testa. Mi sono solo accorto che è diventato rosso come un peperone. Quasi urlando e balbettando mi ha detto che... Ma si rende conto? Proprio in questo momento lei mi fa queste richieste? Quando c'è così tanto da fare? Allora io gli ho detto che quel giorno prima di Natale il lavoro era diminuito, forse proprio per via delle feste, ma lui... Ecco, anche gli asini credono di saperne di più dei sapienti. No, di lavoro ce n'è tantissimo. Che voi, insomma, no, niente permesso, ritorni immediatamente al suo posto e venga di lavorare. Sono uscito. Tanto non c'era niente da dire. Ma sì, dai, non ti preoccupare, andrò io con le bambine e magari farò un filmetto con il telefonino, così potrai vederlo anche tu. Sì, va bene, ma esiste una giustizia divina? Che personaggio squallido! So che è sposato, ma avrà figli. Gli dei dell'Olimpo all'inizio erano tutti belli, aidanti e soprattutto giovani. Beh, vabbè, non tutti. Giove era il più vecchio, ma era anche quello che si dava più da fare, sia tra i suoi simili che tra gli uomini. Aveva un gran fascino e piaceva alle donne. Poi sono caduti nell'oblio. Gli uomini non li pregavano più e piano piano, con il trascorrere dei secoli, anche il loro aspetto cambiava. Ascoltate, porto un messaggio. È per me.
e per tutti e tre. Afrodite? 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 Afrodite! Sì, che c'è? Ma come che c'è? Ah già, chi mi ha scritto? Nessuno. Ma come nessuno? Ma non hai un messaggio per me? Veramente no. Mi ricordo che strillavi, sussurravi, dicevi... Cosa? Portano un messaggio, portano un messaggio. Veramente ho detto che portano un messaggio. Mannaggia, dito per chi? E per chi? E per chi cosa? Per chi è il messaggio? Per Zeus. Ah, per Zeus. Me lo dici? Poi glielo riferisco io, Zeus. Tu non dici proprio niente a Zeus. È ancora gelosa di no, me. No, non provare ad avvicinarti a lui. È ancora gelosa di me, dopo tanti anni, centinaia di migliaia di anni, da quando Zeus mi ha visto per la prima volta. E allora... Chi mi cerca? Io, grande Zeus. Che cosa c'è? Beore! Che succede, grande? E guardami. Mi manca qualcosa, che mi manca? Con chi cosa? Con chi lo vorresti sommare?
Zeus! Mica ingrassato! La fate finita di prendere in giro? Grande Zeus, so che in passato ti ho deluso donando il fuoco agli uomini, ma poi ho capito che quel dono non è servito per farti diventare più grande e potente. Prove, fammi piacere, che se tu non avessi donato il fuoco agli umani, oggi non saremmo ridotti così. Quelli ignoranti e stupidi rimanevano. Eh sì, perché oggi sono meglio, ma basta vedere come si fanno prendere dai governanti. Me ne vado, ma... Lasciamo perdere il passato. Dimmi cosa vuoi ora. Ci sarebbero due uomini che vorrebbero chiederti qualcosa. Vorrebbero la tua benevolenza. Insomma, che tu gli aiutassi a risolvere il loro piccolo problema. Vanno a chiamare e che per ora la loro causa. Il formaggio? Fave e Perorino, che bontà! Allora, per orare, sostenere o difendere con entusiasmo qualcuno, definizione, significato del termine per orare, da me. Ste idee moderne, pure col computer! Dove vivono? In una grotta?
e mica basta per riscaldarsi. Oggi serve ben altro, e se non hai questi, il lavoro ti dà di che vivere, e quindi bisogna lavorare. Ma io lavoro, e lo faccio anche con scrupolo e serietà. Dopo il lavoro ho mia moglie e i miei figli che amo, ma sembra che lui, insomma, sembra che tutti i dipendenti debbano rimanere al lavoro anche fino ad ora tarda, anche quando non c'è un lavoro extra da fare. E ciò accade spesso. Pensa di fare il bene alla società, a fare solo i soldi e alla carriera. Non si rende conto che se non faccio così, l'azienda perde i clienti. E se perde i clienti non c'è più utile. E se non c'è più utile bisogna licenziare. E niente lavoro! Basta! Ma ho capito, ho capito. Hai visto cosa hai combinato, dando il fuoco agli uomini? Ma grande Zeus, gli uomini non sono tutti così. Sono anche peggio. Comunque, lasciamo stare. Cosa vuoi che io faccia? Ora. Questi uomini ti hanno evocato, quindi credo sia tuo dovere o intervenire nei confronti di uno o nei confronti dell'altro, affinché il tuo nome sia poi... immediatamente dimenticato. Caro Prometeo, se non te ne sei accorto, gli uomini oggi non credono più negli dei. Quindi cosa vuoi che gliene importi se questi due io me ne posso occupare o meno? Tanto nessuno si ricorderà più di me. Questi non ricordano nemmeno che si è fatto mettere in croce per loro. E vuoi che si ricordino di me? Fammi il piacere, riportateli sulla terra e che se la sbrigano per loro. Così ho detto e così si è fatto. Questo non è giusto, grande padre Zeus. Cosa da dire, Emilia? Forse gli uomini non meritano il tuo intervento, ma loro sì. Senti cosa da dirti questa donna. Grande Zeus, il tuo disinteresse ti farà perdere ancora più nell'oblio. Forse se farai qualcosa nessuno ricorderà che tu sei l'artefice, ma se non farai nulla, alimenterai la sofferenza di questi piccoli. Io non sono piccolo. Sì, sei piccolo, di questi bambini che non potranno gioire della presenza del loro padre durante la recita. Come possono poi considerarti grande leggendo le tue gesta sui libri di scuola quando tu li hai ignorati? Basta. Lo sai che posso ben poco per modificare il fatto. Ma parla il fatto e casualità, mentre io ti chiedo di intervenire in modo che si possa modificare il destino di questi ragazzi. Un piccolo intervento che potrebbe modificare la vita di questi umani. E sia, ma sarai tu a guidarmi. Così ho detto e così sarà fatto. Comunque le cose si farebbero lunedì, non credi? No, credo.
Se ci sono cose urgenti da fare, mi attacco al telefono, butto giù dal letto uno di quei pelandroni che lavorano per me e li obbligo a venire in azienda. Anzi, non li butto giù dal letto, potrebbero farmi un'avvertenza sindacale. Li chiamo domani mattina sul presto. Sì, ma che dici? Spero che non lo farai davvero. Hai sentito? Ma che mi hanno fatto una proposta per...
Ceres, sì, ce la passerà. Però ho sentito che c'è la Croma, la Giulietta, la Delta. La Delta, la Delta va bene, prendi la Delta. Beh, però prima di uno muovere. Sarebbe pronto! Lavora. Vuole che servono no, i viaggi? No, faccio io. Continua, Gatto, continua. Uno di quei pelandroni che lavora per me mi ha chiesto un permesso proprio la settimana prossima per il giorno del convegno. Ma tu non darglielo, no? È proprio quello che ho fatto. La voglia di fare la proposta di licenziarlo. E fallo? Sì, poi i sindacati andrebbero subito dal direttore generale e la mia posizione. Poi se lo licenzio, ma chi lo sostituisce? Un altro? Semplice? No, purtroppo no. Soltanto lui sa come si fanno certe cose. Purtroppo le sa fare anche molto bene. Però dai, ne parliamo dopo, adesso mangiamo. Ma i ragazzi dove stanno? Veramente l'avevo chiamata. Ragazzi, venite che ho la vicina. Ecco, arrivano, Carlo, con pazienza. Ciao. Almeno, quando mangiamo, non sarebbe il caso che la smettiate con quei cosi? Come lì si fa? Lasciali stare. Dai, che ti fanno di male? Ma almeno scambiamo due chiacchiere. Due chiacchiere. Tu parli sempre e solo di lavoro. E allora non gli interessa, sono troppo piccoli ancora. Ma sono troppo piccoli solo quando c'è da ascoltare. Poi però, quando gli serve qualcosa, papà, mi dai? Thank you.
è roba urgente. Vista l'ora a cui l'hanno spedita, saranno sicuramente coscienti che non sarebbe stata lenta prima di lunedì mattina e quindi che la spedizione potrà avvenire solo martedì. Certo, potremmo anche pensare di preparare la merce lunedì mattina e spedirla lunedì sera. Però domani è sabato, poi c'è domenica. Vedrai, sicuramente Lisa andrà a giocare a tennis con quel bell'imposto del maestro. Poi nel pomeriggio uscirà con le amiche per andare al cinema, oppure mi chiederà di accompagnarlo al centro a vedere le vetrine, magari a comprare un vestito, un paio di scarpe. Io lì per delle ore ad aspettare. Poi la sera se ne andrà nuovamente a giocare a canasta con le amiche e io me ne rimarrò di nuovo da solo. Quasi quasi io domani mattina chiamo là. Veniamo in ufficio e prepariamo la merce per la spedizione. Almeno faccio qualcosa e non devo annoiarmi in quel giorno. Sì, sì, faccio proprio così. Certo, andare in ufficio sembra la soluzione migliore per scappare di casa e non annoiarsi. Non avevo tutti. Sono tutti usciti. Lei, Lisa, è andata a giocare a carte. Chi lo sa che cosa ci troverà poi. I ragazzi, lui con i suoi amici, lei, beh, speriamo bene. Ma signora, non era uscita? Sì, Lisa, era uscita. Insomma, ho messo in moto la macchina, sono arrivata in piazzetta e poi mi sono fermata perché c'era il semaforo rosso. E cosa è successo? E non è successo niente. Si è sentita male? No, assolutamente. È che ho pensato che non mi andava più di andare a giocare a carte. Così ho accostato la macchina e mi sono messa a pensare. Ho pensato alla vita che facciamo. Sì, è vero, non ci manca nulla. Però c'è qualcosa che non so. Ci devo pensare. Vabbè, io vado a letto. Buonanotte, Lisa. Buonanotte. Thank you.
Quello? Quello, no? Non capisco di chi sta parlando. Il nome? Dì il suo nome. Quello. Vuoi sapere il suo nome? Viene chiamato con tanti nomi. In tanti modi. Vuoi saperli? Certo. Infame, meschino, prepotente, arrogante, superbo, tronfio, presuntuoso, tracotante, saccente, borioso, perfido, malvagio, sleale, infido, losco, pieco. Bene, se non l'hai capito, cattivo. Ma non ti sembra di farlo? No, ma credo proprio di no. Ma forse? Niente mai, niente forse. E allora a cosa stai pensando? Sto pensando alla vita di quel... Non mi puoi con tutti quegli aggettivi, ti prego. No, no, stai tranquilla. Riflettevo sulla sua vita. Passa la maggior parte del tempo... So che ha famiglia, dei figli. Mi pare di ricordare un ragazzo o una ragazza, ma... Ma? Mi chiedo, ma a casa quando ci sta? E i figli, quando li vede? Ma li ascolta? Gli parla? Faranno cose insieme? La moglie non sente la necessità di stare insieme a lui. Mi chiedo se si ama, e se sì, non sento la necessità di stare insieme, di abbracciarsi. Forse loro hanno un modo diverso di amarsi, e lui sicuramente avrà un modo diverso dal tuo di stare con i suoi figli, non credi? Sarà, è che io non vedo l'ora di correre a casa, di abbracciare i miei bambini, di stare con loro, giocare con loro, abbracciare mia moglie, stare con lei... Non fraintendermi, anche il lavoro è importante, ma come si dice a Napoli, uno deve lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Come? Scusa, ripeti.
Oggi. Ma oggi è sabato. Sì, ma sembra che ieri sera sia arrivata una richiesta di un lavoro urgentissimo da consegnare il lunedì presto, molto presto. Buongiorno signore, buongiorno signora. Buongiorno, c'è mia figlia? Sì, è di là, venite.
ti alzi, ti vesti, ti sbrighi, ci vai a trovare in ufficio e ci parli. Vabbè, ma magari quando torna, va? No, 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 è meglio che lo fai subito, altrimenti ti dimentichi che poi magari non lo fai più. Ah. Guarda, che se non vuoi subito, poi ci trovo io e non sarò tanto diplomatica. Ma... no, proprio così. Quindi vai. Grazie.
ma poi non ce l'ho fatta. E gli ho detto il fatto suo. E poi me ne sono andato. Vengo a vedere la recita a scuola. Grazie per la partecipazione.